Purgatorio 5. Il nostro canto, il canto del sangue, è uno dei più celebri e drammatici dell'antipurgatorio, ossia di quella zona, dalla parte inferiore della montagna di Purgatorio, che inizia con la spiaggia su cui si approdano le anime purganti e giunge fino alla porta del Purgatorio. Come tutti sanno, si tratta di una zona in cui troviamo anime costrette ad attendere. Devono attendere prima di iniziare la loro purificazione sui gironi di purgatorio. E per la precisione, le anime si raggruppano in quattro schiere, anche se in maniera alquanto imprecisa e schematica. Per la spiaggia, morti scomunicati che si pentirono all'ultimo momento. Sul primo cosiddetto ripiano del monte, quelli che per pigrizia e per trascuratezza hanno ritardato il momento del pentimento. Poi, su un secondo balzo del monte, troviamo le anime appunto del nostro canto, quelli che sono morti di morte violenta, che si pentirono allo stremo della vita, e poi un ultimo gruppo di principi negligenti che troviamo in una valletta amena, sono quelli che trascurarono i loro doveri e i loro compiti. L'antipurgatorio è la regione dell'aldilà dantesco che è stata meno studiata dagli studiosi, dai dantisti, e ciò sorprende per vari motivi. In ultima analisi, non solo è la zona teologicamente più ardita, ma anche topograficamente e paesaggisticamente è una zona molto molto complessa e sfumata, per non menzionare il fatto che questo blocco di canti è forse il blocco dei canti poeticamente più ricco e più suggestivo della commedia. Riguardo all'alta suggestione poetica, mi preme enfatizzare che a mio avviso il fascino deriva in gran parte da tutta una serie di elementi: la poetica del recupero, il recupero della luce, del corpo, degli amici, della comunità umana, dei valori civili e spirituali, ma anche la squisita poesia del paesaggio, l'attaccamento alla terra e al corpo, il silenzio e l'incertezza dell'antipurgatorio, come pure la nostalgia. Non sorprende dunque che poeti quali Shelley, Eliot, Beckett, Heaney, artisti come Botticelli, Rossetti, Doré, si siano misurati con temi, figure, episodi dell'antipurgatorio e anche con il nostro canto, e forse in particolare con la figura della Pia. La concezione dantesca dell'antipurgatorio deriva in parte di un insieme di sottili suggestioni teologiche riguardo alla negligenza e al reatus culpae venialis e la liberazione di tali tendenze. Ma semmai uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la costruzione dantesca dell'antipurgatorio non ha fondamento teologico né teologico né cristiano, ma bensì ha a che fare con la riscrittura di passi dell'epica virgiliana, dell'Eneide, in cui certe anime destinate al Tartaro ritardarono la confessione dei peccati da spiare e, una volta morti, giunsero all'altro mondo con i loro peccati addosso. Penso ovviamente a Eneide 6, versi 567 in poi. Per la topografia morale e fisica dell'antipurgatorio, questa è sfumata, complessa, indefinita, ma volutamente così.
Qui bisognerebbe aprire un altro discorso, no? Per dare solo un esempio, si potrebbe pensare ai primi tre canti, no? Così ammirati da commentatori, poeti, artisti, con il rivelarsi graduatamente dell'alto, arduo, roccioso monte, tutto illuminato dal sole, no? Si tratta di una poesia squisitamente delicata del paesaggio, con altissimi toni di freschezza, di solennità e di leggerezza. E mi preme anche ricordare una nuova tesi di dottorato di Caroline Dorma, in cui ci sono delle pagine molto lucide su questi elementi del paesaggio. Ho parlato di un relativo disinteresse da parte delle studiose per questa zona, per l'antipurgatorio. Eppure bisogna notare che in anni recenti si è visto un crescente interesse per questa parte del purgatorio. Ricordo il libro fondamentale di Anna Pergoletti, l'interessante libro recente di Gennaro Sasso e tutta una serie di convegni e di seminari. Quello organizzato a Parigi alla Sorbonne qualche anno fa e i seminari più recenti organizzati dai colleghi di Notre Dame a Roma. Per il quinto canto, certamente non mancano ottime letture, no? Penso a quelle molto sostanziose di Daniele Piccini e di Enrico Malato. Ma anche c'è tutta una serie di studi, di letture di Piccone, di Accumuzzi, di Cambon, Stefanini, Scaglioni, Rodewijk, Hartwig de Varese, no? Poi vorrei segnalare lo studio pubblicato solo qualche anno fa, apparso sulla Alighieri, di Sabrina Stroppa, uno studio del nostro canto, ma sulla teologia del pentimento, no? Su cui tornerò nella mia lettura. Ancora più recente, anzi fresco di stampa, il libro di Heather Webb, che contiene anch'esso qualche pagina molto molto lucida sulla gestualità e la vocalità dell'antipurgatorio, e proprio sul nostro canto, sul quinto canto. Poi solo qualche settimana fa ho ascoltato a distanza, con piacere e profitto, la lettura di Sebastiana Nobili nel ciclo delle lezioni dantesche organizzata da Maria Antonietta Terzoli e Zibaranski a Basilea. E lì la collega Nobili ha aggiunto interessanti osservazioni sulla palude in Dante e anche sull'ultimo verso, quel verso molto controverso, la Lectio disposata. Allora, tra le tematiche più conosciute e più studiate nel nostro canto, segnalerei almeno cinque. Il primo, l'importanza, è ben conosciuto, ben noto, l'importanza della preghiera dei vivi, che è l'unico rimedio ad accorciare l'attesa e la permanenza delle anime nell'antipurgatorio. Ma l'importante è che è la ricchezza con cui Dante traduce poeticamente questa dottrina teologica dei suffragi per i morti in altre poesie in questo momento, e il nostro canto certamente non fa eccezione. Seconda tematica, la tematica del corpo e della corporeità, per così dire. Terza tematica, il ruolo, anche questo molto insistito e importante, del paesaggio e della natura. Quarto punto, il ruolo e la funzione della penitenza e quinto punto, cinque osservazioni, cinque tematica, i modelli classici attivi nel canto, il rapporto fondamentale con il
testo virgiliano, e infatti fittissimi sono gli echi virgiliani nel nostro canto. Ad esempio, le anime che si affollano intorno ad un personaggio ha un palese riscontro con l'affollarsi dei troiani intorno ad Enea nell'epica virgiliana. Ma altri episodi dell'antipurgatorio, come sappiamo, sono ricchi di elementi e di reminiscenze virgiliani, no? Sodello in primo piano. Ricordo poi le parole di Dovidio, che l'antipurgatorio è costruito con una citazione, costruito con disegni e materiali dell'Eneide. Per il nostro canto molto importante, ovviamente, è quello che Michelangelo Piccone chiamava il complesso di Palinuro, no? Il nocchiere virgiliano insepolto, e quindi tutto il problema dell'insepolto, no? Una tematica che attraversa l'antipurgatorio da Manfredi, canto 3, a Buonconte nel nostro canto, e oltre anche nel sesto canto, è una tematica molto, 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 molto importante. Dunque, queste cinque tematiche che in un certo senso attraversano l'antipurgatorio, ma direi che nel nostro canto credo che sia possibile notare una cresciuta intensità e una nuova attenzione, soprattutto per i temi riguardo al corpo umano, per i temi di materialità e fragilità del corpo, e anche per il modo in cui c'è un forte intreccio tra corpo, paesaggio, natura e violenza, no? Questo c'è una dimensione molto più intensa e accresciuta, a mio avviso, in nostro canto. A questi cinque filoni, a questi cinque punti, aggiungerei altre tre. Quindi sesto punto, sesta tematica, la fitta trama di echi e elementi biblici nel nostro canto, forse questo un po' meno avvertito dagli studiosi. E in primo piano, a mio avviso, è un punto su cui tornerò, l'episodio del cosiddetto buon ladro, sì, l'episodio di Luca 23, no? Del Vangelo di Luca 23, che a mio avviso fornisce una possibile chiave di lettura per sicuramente per la seconda parte del canto. Settimo punto, punto ovvio, ma va ripetuto, va segnalato, è la straordinaria invenzione narrativa della Righieri in questo canto. Questa straordinaria capacità per la variazione, no? Soprattutto nei tre incontri stupefacenti del nostro canto, ma anche, è interessante, no? La caratteristica mistura di fonti, di modelli. Ho già parlato della presenza sia di elementi dell'epica virgiliana che della Bibbia nel nostro canto, ma poi a questi bisogna aggiungere, no, la scienza aristotelica, la tradizione degli esemplari, l'arte epigrafica, la cronaca e così via. L'episodio di Buonconte da Montefeltro è molto importante a riguardo. Ultimo punto, già riconosciuto dai critici, ma un punto su cui si potrebbe forse anche indagare di più, approfondire, sono i rapporti tra il nostro canto da un lato e altri canti, altri episodi della commedia dall'altro.
Ovviamente penso ad Inferno 13, ma anche Inferno, il quinto canto dell'Inferno, molto importante, l'episodio di Francesco, ovviamente l'episodio parallelo di un'auto Montefeltro, Guido da Montefeltro, ma forse si potrebbe anche pensare ad altri possibili collegamenti. Un esempio è quello dell'intreccio tra corpo umano, resurrezione della carne e il ruolo dei parenti, no? Parenti sono importanti nel nostro canto, in un canto del paradiso come Paradiso 14, no? Narrativamente, dunque, il canto si divide in due parti principali. La prima con la tematica del viaggio e problemi teologici, e poi la seconda con questi tre stupefacenti incontri con anime, con le anime. Faccio velocemente una divisione del canto. Le prime sette tazzine comprendono la sosta di Dante e il rimprovero di Virgilio. Poi ci sono otto tazzine dedicate all'incontro con una schiera di anime che vanno avanti cantando il salmo penitenziale per eccellenza, il salmo 50, no? Miserere. Seguono poi altre sei tazzine, dal verso 46 in poi, in cui le anime chiedono a Dante se sia in grado di riconoscerli, e poi fanno le anime domande di intercessione, no? E poi la seconda parte inizia al verso 64 con le narrazioni autobiografiche, per così dire, di Jacopo del Castro, di Buonconte di Montefeltro e della Pia, no? 7, 15 e 2 terzine ciascuno, no? Le terzine iniziali del canto servono a segnalare uno stacco con le anime negligenti incontrate nel canto precedente. Mentre Virgilio e Dante vanno in salita, entrambi vengono interpellati da uno spirito indolente che esprime, è importante questo, gridando e drizzando il dito, esprime il suo stupore e attira l'attenzione di altri spiriti negligenti per il fatto che il corpo di Dante peregrino proietta a terra l'ombra. Ora siamo sul mezzogiorno, il sole colpisce Dante da destra e per questo l'ombra si proietta verso sinistra. La ripetizione pur me, ovviamente enfatizza la meraviglia delle anime, è una tematica non nuova, no? Già esibita nel terzo canto. E ricordo qui il celebre saggio di Roberto Longhi che enfatizza la continuità tra Dante e un artista come Masaccio in questa rappresentazione del corpo. Una rappresentazione che è insieme attestazioni di corporeità, di fisicità, di visibilità, no? Quindi molto molto ricco e densa questa tematica dell'ombra in questo momento. Il rimprovero di Virgilio, che inizia al verso 10, ha suscitato discussione anche di senso tra critici e lettori. Già alcuni tra i primi commentatori del 300 avevano fatto notare forse l'orgoglio, anche la vanagloria del pellegrino, benvenuto da Imola in particolare. Forse non è del tutto da scattare questo tipo di appunto. Non di meno, è importante notare la presenza qui di elementi sia virgiliani sia biblici, no? Il rimprovero di Virgilio fa ricorso al linguaggio e a immagini ricavate all'Eneide.
Rupes immota fereaturis, ma il linguaggio, tale linguaggio un po' troppo fiero e troppo monumentale per alcuni commentatori, non è sempre piaciuto, no? Commentatori, ottimi commentatori quali Holland e Fosca hanno sottolineato come il rimprovero sembra sproporzionato al momento narrativo e come l'intervento di Virgilio sia, a loro avviso, ben poco calzante, quasi come se Virgilio cercasse di imitare un po' maldestramente i suoi superiori come Catone. E devo dire pure che lo studio di Stoppa qui per me è importante, perché Stoppa mostra la coerenza del rimprovero virgiliano con il tema del pentimento in punto di morte e i problemi teologici relativi nell'articolo che ho citato all'inizio. In particolare, Strozza enfatizza quanto i teologi coevi a Dante giudicassero pericoloso tal pentimento, no? E da rilevare il fatto che Dante rispetta, Dante Peregrine rispetta i precetti essenziali del rimprovero di Virgilio più tardi nel canto, penso al verso 45-46, no? Va andando e ascolta, no? A quel punto è un'anima che va e allora non si arresta da più. A questi elementi forse sarà da aggiungere anche un tassello, un passo biblico, e penso all'esempio della moglie di Lot, no? E l'esempio di non voltarsi indietro, no? A quel punto, e in particolare le parole degli angeli a Lot, che gli dicono, Genesi 19, verso 17, no? Che gli dicono di salvare la sua anima e di non voltarsi indietro, ma di salvarsi al monte, in latino, salva anima tua, non li rispicere post tergam, nec stes in omni cerca regione, sed in montes salvam te fac, no? Quel punto. Quindi, secondo me, quell'episodio è forse un sottofondo importante a questo momento. Il peregrino Dante arrossisce, si sente imbarazzato, ma continua il cammino. Le anime purgante adesso del nostro canto, non quelli della negligenza del quarto canto, le anime purgante del nostro canto stanno girando attorno al monte mentre cantano il Salmo 50. Il canto dell'invocazione della misericordia divino per eccellenza, no? Per me è importante enfatizzare quanto è appropriata la dimensione penitenziale a questo punto del nostro canto e dell'antipurgatorio. Sappiamo, e la cosa è stata confermata recentemente dagli studi di Maldina, di Niccolò Maldina, che nel Medioevo i commentatori dei Salmi tendono ad attribuire un valore esemplare a David, no? David è un personaggio biblico che ci indica un percorso di pentimento per un peccato commosso, no? Ma anche importante per il quinto canto, anche la possibilità della redenzione dei peccati e la possibilità di guadagnarsi il paradiso. E entrambi questi possibilità, no? Possibilità della redenzione dei peccati e possibilità di guadagnarsi il paradiso sono elementi fortemente drammatizzati nel quinto canto. Del
dal verso 20-25 in poi c'è una scena molto dinamica, molto movimentata, in cui c'è un forte contrasto con i pigri, con i negligenti appena incontrati nell'ultimo canto. Verso 28 un'esclamazione che interrompe la processione e il canto del Salmo. Arrivano due messaggi, verso 28, messaggi, cioè messaggeri, che si staccano dalla loro schiera, dal loro gruppo, per chiedere informazione e per confermare che Dante è lì corporalmente, no? È in corpo e deve tornare al mondo. Virgilio chiarisce che proprio è così, e per la seconda volta nel canto, il corpo di costui è vera carne, no? Verso 37. E le altre anime a questo punto si precipitano verso Dante e Virgilio. La velocità della loro corsa viene paragonata tramite una similitudine, un paio di similitudini, alla velocità delle tracce luminose e delle stelle cadenti, oppure dei baleni a tramonto che fendono le nuvole di agosto. E qui notiamo bene, no, lo slancio dinamico e come la velocità straordinaria sia in netto contrasto con il movimento penitenziale, no, di prima. Forse anche un eco, no, ancora un eco virgiliano, questa volta non dell'epica, ma delle Georgiche, del primo libro delle Georgiche, già citato da Tomaseo, da Gmela e ultimamente da Hollander. Ai versi 43 fino a 45, Virgilio dà il consiglio a Dante di dar loro ascolto, ma di non interrompere il viaggio, no? E poi dal verso 52, per ben due terzine, queste terzine hanno quasi la funzione di una didascalia, no? Noi sappiamo che questi sono peccatori fino all'ultima ora, no? Quindi si pentirono proprio all'ultimo momento, ma poi a questo ultimo momento sono stati resi conoscenti dalla grazia divina e sono riusciti a pentirsi e a perdonare gli altri a quel punto. E ricordo di nuovo l'articolo di Saggio di Stroppa e le discussioni dei teologi riguardo al sacramento delle penitenze, e come il pentimento in extremis, no, fosse valutato in rapporto al binomino misericordia e giustizia divina. No, sono tutti i punti essenziali, le scoperte essenziali di Stroppa. A cui aggiungerò solo, già Stroppa cita questo episodio, ma secondo me va enfatizzata, l'episodio del buon ladro nel Vangelo di Luca. Per la precisione, Luca 23, 39 40, fino a 44, no? L'altro ladro che rimprovero al buon ladro, cito, neanche tu hai timore di Dio e sei dannata alla stessa pena. Noi, giustamente, dice il buon ladro, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Invece egli, Gesù, non ha fatto nulla di male. E aggiunse, il buon ladro, Gesù, ricordati di me, in latino, memento mei, no? Memento mei. Ricordati di me quando entrai nel tuo regno. Gli rispose, in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Le parole di Gesù. Hodie
Mecum eris in paradiso. E quindi, a mio avviso, questo episodio è molto importante, la salvezza per poche parole, all'ultimo momento, senza una confessione sacramentale, gioca tutto sul ruolo della penitenza, anche sulla potenza e l'impotenza di Cristo, e con tutta una serie di rovescimenti a quel momento. E a mio avviso sarebbe interessante se scrivo una lettura Dante su questa osservazione. Sarebbe interessante studiare più profondamente le ricezioni dell'episodio anche nell'Evangelium, nei commedi e nella tradizione teologica. Dal verso 74 in poi, la seconda parte del canto, con il celebre trittico di tre anime. La critica ha giustamente enfatizzato il gioco di analogia e di differenze tra questi episodi, no? Un politico, Jacopo del Castolo, assassinato dai sicari di un nemico, no? Ezio di Aste. Un politico, un soldato, buon conto di Amalfitano, morto sul campo di battaglia, e addirittura un campo di battaglia forse su cui combatte Dante, no? Campaldino. E poi una donna, la Pia. Notevoli sono gli elementi in comune tra questi tre anime, no? La cortesia, la richiesta dei suffragi, il nome, la patria, il luogo e la cosa della morte. C'è un'insistenza molto molto forte e caratteristica dantesca, soprattutto nei primi due incontri con i maschi, sul momento culminante della morte, no? e sul sangue. E credo di nuovo che l'episodio del buon ladro di Luca 23 sia importante nel senso che è un elemento comune nei tre racconti, no? C'è la connessione ovviamente con la penitenza all'ultimo momento, ma ci sono poi, no, le ferite, la croce, il nome di Maria e poi ultimamente le parole di Pia, ricordati di me, no? Memento mori, no? A quel momento. Ancora in comune la violenza, il ruolo del paesaggio, della natura. Ma le differenze, anche le differenze sono notevoli, no? Si muove da un commosso racconto autobiografico di un assassinio, alla pittura del paesaggio del campo di battaglia e la contesa tra diavolo e angelo, e si muove fino al sentimento di pace e di ripudio dell'odio che caratterizza le poche parole di Pia. Il primo incontro con Jacopo del Castro, lui nato solo 5 anni prima di Dante, del Castro è membro. Fu membro di un potente famiglia guelfa, Fano, ebbe una carriera politica e militare, fu podestà a Rimini e poi a Bologna nel 1296, al tempo della guerra tra i bolognesi e Azzo l'VIII di Este, signore di Ferrara. Azzo, come si sa, aveva intenzione di diventare signore di Bologna e di impossessarsi interessi politici e economici. Del Castro ebbe il sopravvento nella guerra, il che ebbe per conseguenza di creare una forte volontà di vendetta, di animosità da parte di Ezzo. Nel 1298, Del Castro fu chiamato a Milano, fu chiamato alla podesteria di Milano, e per recarsi a Milano scelse la via del mare, solo che a Oriago, nel territorio padovano, fu raggiunto
è assassinato dai sicari di Azzo VIII, no? Probabilmente all'inizio del 1298, no? Altrimenti però non è documentato. In Dante, Jacopo è vittima della vendetta personale e del tradimento. Anche se gli antichi commentatori tendono a giustificare, no, l'assassinio. A tale riguardo, sicuramente non neutro è il riferimento al troiano Antenore, no? Verso 75, fattimi fuori in grembo, no? Antenore, il mitico fondatore di Padova, no? E anche qui il commento seriano è essenziale. Da rilevare la cortesia, il ruolo della preghiera, il riconoscimento delle gravi offesi, verso 72. Notevole anche l'insistenza sui feriti e il sangue, no? Il linguaggio qui, il linguaggio dantesco qui, è preciso perfino tecnico, no? C'è un paio di studi molto importanti, quello di Bartoli e Ureni, anche quello di Sonia Gentile a riguardo. Ma mi preme ricordare anche il biblico Levitico 17,14, anima enim omnes carnes in sanguine est. E poi difficile non pensare di nuovo anche alla ferita di Cristo sulla croce. Jacopo del Castro riceve ferite profonde, talmente profonde che non gli permettono di fuggire, no? Aveva fatto anche lui è un errore, no? Perché non aveva scelto, aveva sbagliato strada, no? Verso 81. Ancora sarei di là dove si ispira, se non avessi sbagliato strada a quel punto. E poi fantastica, magnifica è la scena di come si rimanga impigliato nelle canne, nel fango della palude, no? Ricordo la bella lettura recente di Nobili, con osservazioni molto importanti sulla palude. Jacopo non può andare avanti e poi viene descritto tutto il processo di essanguimento e il sangue che forma quasi un lago davanti agli occhi. Sono versi questi con una potentissima carica poetica, no? Notevole come il paesaggio diventi quasi complici all'assassinio. E poi c'è una visione, no, ossessivo del modo in cui il sangue esce e forma un lago. Poi ci sono anche gli echi virgiliani e i motivi di Palermo, no? Ricordo che la morte di Palinuro, che viene descritto nel sesto, nel sesto libro dell'Epica Virgiliana, dopo tre giorni in acqua, arriva a un'isola, arriva e rimane attaccato alle rocce, con i vestiti tutti imbevuti di acqua, quindi pesanti, e lì è ucciso da una banda selvaggia a colpi di ferro, di coltelli. E quindi questi motivi, no? Del peso dell'essere impigliato, sono anche il motivo dell'acqua, sono anche questi motivi virgiliani a quel punto. Si passa nel testo dantesco senza interruzione, senza soluzioni di continuità, al secondo incontro. Buonconte da Montefalco fu un ghibellino, un soldato che si distinse nelle guerre tra Guelfi e Ghibellino ad Arezzo, e poi combatte a Campaldino, già menzionato Campaldino,
l'11 giugno 1289, no? Dove morì. Abbiamo anche il racconto di Giovanni Villani al proposito. Il cadavere di Bonconti non fu mai ritrovato e tale sparizione è il punto di partenza per il racconto che costruisce Dante, no? Ovviamente da scartare sono ipotesi come quella che è stato ferito sul campo di battaglia da Dante stesso, no? Notiamo invece la cortese invocazione iniziale, il tono elegiaco iniziale quando parla della moglie e altri della casata che non pregavano per lui, in modo da abbreviare la purificazione, no? Bonconte racconta i momenti finali di vita, dopo di essere ferito mortalmente, no? E come il suo corpo gelato viene trascinato dalle acque torrenziali, no? E di nuovo si pensa, ovviamente, e la cosa è già nota, a Palinuro, no? La morta in acqua, il non ritrovamento del corpo. Poi si aggiunge il fatto che al momento di morte, prima dell'ultimo disfacimento del corpo nelle acque torrenziali, no? Jacopo soffia il nome di Maria, verso 101. Di nuovo, è fondamentale l'analisi di Bartoli e Ureni fondata sulla scienza medica, no? Bonconte che va sanguinando il piano e tutta la progressione scandita dalla sua morte è trattata in maniera precisissima e medicamente esatta, no? Prima la mancanza di movimento. Verso 90, 98, poi la vista che non funziona più, verso 100. Anche se rimane fino all'ultimo momento la parola, anche il grido. È per questo che lui muore, finisce nel nome di Maria, verso 101. Prima di cadere, e quello che resta è solo la carne. È una scena fantastica a cui forse non ci sono esempi equivalenti nella letteratura. Penso solo a Riccardo III di Shakespeare, no? Richard III e penso anche alle dimensioni quasi cinematografiche di questa visione di una morta progressiva. Poi Bonconte ci parla delle dispute tra un angelo e un diavolo per il possesso della sua anima, qui. Ovviamente ci fa esplicitamente ricordare un'altra disputa per l'anima nella commedia, Inferno 26, no? E appunto questa disputa avviene per l'anima di suo padre Guido da Montefeltro, ma con una conclusione diametralmente opposta a quella che troviamo nel nostro canto. Effettivamente precisi sono i rapporti tra il destino di Bonconte e quello di suo padre, no? Quindi la contesa tra angelo e demone, padre e figlio, salvazione calcolata, ma fallita nel caso di Guido, salvazione non calcolata, inatteso, ma riuscita nel caso di Bonconte.
diavolo vincente, diavolo perdente, ma anche il ritorno di espressioni simili, analoghi, nelle parole dei due diavoli, no? Nei canti. Questa, la vendetta del diavolo sul corpo, è una tematica diffusa nei leggendari medievali, sulla scorta della lotta tra Michele e il diavolo per il corpo di Mosè, no? Nella Bibbia. Ma Dante, caratteristicamente, aggiunge tasselli dall'epica virgiliana, di nuovo l'episodio di Palinuro, e dalla tradizione romanza, le chanson de Roland, studiato da Iacomuzzi. Troviamo anche elementi aristotelici, no? La spiegazione della pioggia risale al terzo libro di Meteorologica, no? Il calore del sole genera un'esalazione umida e fredda, questa esalazione vaporosa sale in alto, viene condensata dall'aria fredda e forma acqua e nuvole e poi cade a terra come pioggia. Questa è la teoria aristotelica, ma da Dante mirabilmente sintetizzata in una sola terzina, verso 109 fino a 111. Subito dopo, Bonconte fornisce una dimensione demonologica. Non è il sole, quindi non c'è una causa, non sono processi propriamente naturali. Non è il sole a generare questi vapori, ma un demone. E il demone si serve del suo intelletto e della sua volontà per produrre le esalazioni in modo che il cielo viene ottenebrato, no? E poi ne risulta il temporale che affoga la terra su cui appoggia il corpo di Bonconte, e poi le acque torrenziali disfanno la croce che si è formata proprio al momento della morte. Interessante che la croce un nuovo dettaglio aggiunto proprio a questo momento. Sono queste terzine, soprattutto 124 fino a 129, terzine stupende, con tecnicismi, enjambement, allitterazione. Si va da una visione della natura con i suoi processi fisici, alla demonologia, alla replicazione così insistita dei pronomi e dei possessivi negli ultimi versi del discorso di Bonconte. La violenza futile del demone viene contrapposta alla potenza e alla misericordia di Dio. Per me è interessante anche come il poeta sincretizzi istanze folcloriche con insegnamenti scolastici. Quindi c'è tutta la leggenda della contesa tra diavolo e angelo, che fa parte anche del folklore, ma c'è poi insegnamenti scolastici riguardo alla capacità di demoni di agire sulla natura e sui processi naturali. E qui si intravede probabilmente l'influenza di San Tommaso. San Tommaso fece forse più di altri teologi coevi nel attribuire ai demoni la possibilità di agire in questo modo, di creare, di provocare i temporali, no? I temporali hanno cause naturali, e come sostanze spirituali i demoni possono controllare tali cause. E forse l'esempio più importante è il commento di Tommaso sul libro di Giobbe, proprio all'inizio di quel libro. Poi l'ultimo incontro, la prima donna incontrata nell'antipurgatorio, la protagonista del terzo episodio. Non c'è formula di
trapasso. Si inizia subito a parlare e l'informazione è ben poca. Tutta la vicenda è circondata da un alone di mistero. Dice che ci parla della sua nascita senese, della morte a Maremma. È importante notare che Maremma è un luogo paludoso, no? E quindi ritorna di nuovo anche qui il motivo della palude e dell'acqua. Non c'è una narrazione drammatica della morte, come nei casi precedenti, no? C'è il compianto del doloroso destino, in parte, ma qui concluderò con solo altre 3-4 osservazioni. Recentemente ci sono stati nuovi importanti contributi a questo episodio. Penso ai lavori di Caraia, di Bausi, ma anche le osservazioni di Nobili nella lettura di Basilea recentemente. Primo punto. Ricordati di me. Di nuovo l'episodio del buon lato, Memento Mori, a questo punto. Secondo punto. L'intreccio tra elementi biblici e elementi, per così dire, virgiliani, no? L'epitafio virgiliano è probabilmente presente, no? In questo verso così celebre, siena mi fe, disfecimi Maremma, no? A quel punto. Terzo punto, che c'è, come è ben noto, c'è una fitta serie di rimandi alla prima donna che parla nell'inferno, Francesca. E notiamo bene che il quinto canto dell'inferno è anche un canto tutto intriso di echi virgiliani, no? Un canto in cui il paesaggio, certe parole tematiche come pace, pentimento, quindi ci sono precisi echi verbali. Francesca è una morta violenta, per violenza domestica, ma con un esito del tutto diverso, nel senso della mancata pacificazione con Dio e la mancanza di pentimento di perdono. Ultimo elemento, quando leggerò il canto io non cambio la lettio del Petrocchi disposando, ma dopo gli ultimi interventi di Bausi, di Nobili e di altri, sospetto fortemente che la lettura disposato potrebbe essere quella più giusta. Ok, finisco qui e ora inizio la lettura del canto. Io ero già da quell'ombre partito e seguitavo l'orme del mio duca, quando diretto a me, drizzando il dito, una gridò: «Ve, che non par che Luca lo raggio da sinistra a quel di sotto, e come vivo par che si conduca». Gli occhi rivolsi al suono di questo moto e vidi lei guardare per meraviglia pur me e il lume che era rotto. «Perché l'animo tuo tanto si impiglia?» disse il maestro, «che l'andar a lenti. Che ti faccio che qui vi
si pespiglia. Vieni dentro, dietro a me e lascia dire le genti. Sta come torre, torre ferme, che non crolla giammai la cima per soffiare di venti. Che sempre l'uomo in cui pensiera un po' la sovrapensiera, da sé dilunga il segno, perché la foga l'un dall'altro insolla. Che potrei io ridir se no io vengo? Disselo alquanto del cuore consperso, che fa l'uomo di perdon talvolta degno. E intanto per la costa di traverso venivan genti innanzi a noi un poco, cantando misere, avverso avverso. Quando si accorsero che io non dava l'occo per il mio corpo a trapassare dei raggi, mutar lo canto in un O lungo e rocco. E due di loro, in forma di messaggi, corsero incontro a noi a dimandarne di vostra condizione, fatene saggi. E il mio maestro, voi potete andarne a ritrar coloro che vi mandaro, che il colpo di costui è vera cane. Se per vedere la sua ombra restaro, come io avviso, assai l'ho risposto. Facciandi onore, onore, ed esser può lor caro. Vapori accesi non vi dirò si tosto di prima notte mai fender sereno, né sol colando nuvole di agosto, che color non tornassero su in meno, e giunti là con gli altri a noi di rivolta, come schiera che scorre senza freno. Questa gente che preme a noi è molta, e vegnoti a pregare, disse il poeta, però pur va e in andando ascolta. O anima che va, che vai per essere lieta con quelle membra con le quali nascesti, venian gridando. Un poco il passo queta, guarda se alcun di noi un qua vedesti, sì che di lui di là novella porti. De, perché vai? De, perché non ti resti? Noi fummo tutti già per forza morti e peccatori fino all'ultima ora. Qui vi il lume del ciel ne fece accorti, sicché, pentendo e perdonando, fuori di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio di sé vederne ancora. E io, perché nei vostri visi guati non riconosco alcun, ma se a voi piace, cose che io posso, spiriti bennati, voi dite. E io farò per quella pace che dietro ai piedi si fatta guida, di mondo in mondo cercarmi si facce. E uno incominciò, ciascuno si fida del beneficio tuo senza giurarlo, purché il voler non possa non recida. Ond'io, che solo innanzi agli altri parlo, ti prego, se mai vedi quel paese che siedi tra Romagna e quel di Callo, che tu mi sia dei tuoi prieghi cortesi, infano, sicché ben per me si adori, perché io posso purgare le gravi offese. Quindi fu io, ma li profondi fuori onde uscì il sangue sul quale io sedea, fattimi fuori in grembo agli antinori, là dove io più sicuro esser credea, quel da esti il fe fare che mi avvenira, assai più che il dritto. Ma se io fossi fuggito in vela mia, quando fui sovraggiunto ad Oriocco, ancora sarei di là dove si spira. Così al palude, e la conuce e il bracco mi impigliarsi che io cadi, e lì vidi io delle mie venne farsi in terra l'acco. Poi disse un altro, te, se col disio si compia che ti tragi all'alto monto, con buona pietà ti aiuta il mio. Io fui di un monte felto,
io sono buon conte. Giovanna e altri non ha di me cura, perché io vo tra costoro con bassa fonte. E io a lui, qual forza o quale ventura ti traviò sì fuori di Campaldino che non si seppi mai tua sepoltura? Oh, risposegli, a piede del Casantin, traverso un'acqua che a nome l'Archiano, che sovremmo nasce in Appennino. Laura il vocab suo diventa vano, arrivai io forato nella gola, fuggendo ai piedi e sanguinando il piano. Qui vi perdei la vista e la parola. Nel nome di Maria finì e qui vi cade e rimasi la mia carne sola. Io dirò vero e tu lo ridì tra i vivi. L'angel di Dio mi prese e quel d'inferno gridava: o tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che mi toglie, ma io farò dall'altro altro governo. Pensai come nell'aria si raccoglie quell'umido vapore che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo li coglie. Giunse quel malvoler che pur mal chiede con l'intelletto e mosse il fumo e il vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle, come il dì fu spento, da Prato Magno al Gran Giogo coperse di nebbia e il ciel di sopra fece intenso, sì che il pregno aria in acqua su converse, la pioggia cadde e ai fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse. E come ai rivi grandi si convenne, ve lo fiume d'Oriale tanto veloce si rovinò che non la ritenne. Lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'Archiano robesto e quel suo pense nell'armo e sciolse al mio petto la croce che io fedi in me quando il dolor mi vinse. Voltomi per le rippe e per lo fondo e poi di sua prede mi coperse e cinse. Te, quando tu sarai al mondo e riposato dalla lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo. Ricordati di me, che sono la pia. Sienami te, disfecimi Maremma. Salsi colui che in all'alta pia, disposando mi avea con la sua gemma. Grazie.